Bentrovati a un nuovissimo appuntamento con Vivere Snella, il primo di quest'autunno in compagnia di Lorena Marsiglia, come sempre, bentrovata. Grazie, ciao a E tutti. oggi con una nuovissima ospite, Valeria Gavagna. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Valeria ha 60 anni ed è alta 1,67 m circa e ha raggiunto un meraviglioso risultato perché in soli 3 mesi ha perso 12 kg. Complimenti, Valeria. Come ti sei trovata? Bene. Sono partita con un obiettivo e quindi C'è ancora della strada da fare o hai raggiunto l'obiettivo? nella mia testa sì, perché io lo chiamo civiltà sepolte, nel senso che voglio tornare a come sono io. Che centro frequenti? Vado in Brunelleschi. Brunelleschi. E che cura stai facendo? Che cura dietetica? Infrarossi. Allora, sto facendo sì, la bike, Sì. la DEP Sì. e ho cominciato il body scalp. Valeria ha accumulato questo peso a seguito di alcuni anni un po' particolari, un po' difficili. Penso che le emozioni abbiano fatto insomma il loro gioco negativo, accumulate allo stress, visto che gestisce anche un lavoro molto particolare. Lorena, quanto è importante essere felici nella vita per essere in salute? Tutto direi, non è solo una questione di estetica che banalmente uno sostiene, ma in realtà è l'esatto contrario. Quando la persona ha dei dispiaceri si ammala, lo dicono tutti, parte dall'intestino e poi la somatizzazione. Inevitabilmente a volte c'è chi soffre di bulimia anche grave o di banale fame nervosa, ma c'è anche solo proprio col dispiacere, si blocca il mestro. Ricordo che ero molto giovane e mi si bloccò il mestro quando attraversai una separazione molto violenta. Passai in una fase di fame nervosa violentissima, mangiavo 7 michette, poi passavo dal salame alla Nutella e poi andavo al supermercato, avevo l'angoscia di comprare le carote sotto vuoto. E ricordo quando piangevo che non sapevo proprio come poter parlare di questa cosa, quindi il dispiacere, meno male che da un lato uno lo butta nel cibo, perché quando non lo butta magari in una compensazione, poi si può trasformare magari in una patologia o cardiaca o un tumore o mille altri fattori. Il cortisolo è quell'ormone creato dallo stress che poi è silente, grave. No, bisogna essere sempre felice, è la prima cosa per il quale bisogna vivere. Valeria, tu in questo periodo hai mangiato di più o mangiavi una quantità normale di cibo? Questo periodo in cui Difficile. mi facevo qualche concessione in più, soprattutto entrando al supermercato, poi prendi quello che ti ispira in quel momento. Gli orari magari non sono di aiuto, quindi ti fai Però diciamo un'ulteriore che bene o male concessione. non hai esagerato con il cibo in questo periodo. No, 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 no. Cioè, Ok. nel periodo di difficoltà emotiva, no. Veramente Però ti l'organismo ha pesi, preso uno ti shock. pesi, ti vesti e devi Quindi cambiare taglia. possiamo dire quindi che quello che serviva a Valeria non era tanto una dieta magari dal punto di vista soltanto alimentare, ma anche un regime che l'aiutasse a stare meglio, non lo Ma so, anche magari uno uno shock. sfogo, nel senso quando si viene da noi, a chi ha la fortuna di poter venire, visto che c'è gente che arriva da tutta Italia, Amsterdam, Udine, sfogano, no? Quella mezz'ora negli infrarossi, bruciano 6 volte di più. Scaricare con lo sport, non so, penso che equivalga alla miglior terapia in assoluto, produco endorfine, produco adrenalina, se poi c'è un ambiente fatto da mental coach, un ambiente giovanile, un ambiente dove stanno bene, quella mezz'ora, quell'oretta riescono insomma anche un dispiacere grave, un tradimento di un marito, o vai a capire tu, i figli ne combinano una ogni minuto, in quella mezz'ora già solo il fatto di prendersi cura di se stessi è un momento in cui non ti stai lasciando andare. Quindi un po' sicuramente l'infrarosso da 21 anni, ricordiamo, ha fatto dimagrire un ragazzino dichiarato invalido al 100%, Luca, ma al di là di questo,
questo poi poter abbinare nel mio intestino gli alimenti, come diceva Ramaciotti, senza che fermentino, io posso mangiare ed eliminare l'eccesso e soprattutto non avere ritenzione idrica. Lo studio metabolico che a Roma viene convalidato da centinaia di dottori, danno i crediti alle biologhe nutrizioniste, ma studiare il nostro intestino vuol dire star bene anche psicologicamente, dormire bene, avere meno scatti di ira, miliardi di fattori. Se andiamo a vedere il ragazzino Down, Roberto Stampa, al di là che è stato poi un anno senza parlare quando gli è mancata la nonna, ma avergli tolto 21 kg in 20 sedute, lui veniva una volta alla settimana da Bormio, ma anche la psoriasi al 98% vuol dire proprio che abbiamo talmente purificato il suo intestino che Roberto è 6 anni che mantiene il peso e sta benissimo. La mamma mi dice sempre: i soldi più benedetti che io abbia mai investito per Roberto. Ecco Valeria, chiedo a te oggi come ti senti, se senti già una differenza e soprattutto se la vedi anche nel tuo corpo. Partiamo dall'ultima domanda, sì, è evidente, sono felice di trovare morbidi, gli abiti già più stretti, i pantaloni più stretti che potevo avere nell'armadio. Per quanto riguarda il sentirmi felice, sì, cioè io ho iniziato a sentirmi bene pressoché dopo 2 settimane, insomma, dopo due giri. Diciamo. Ti ricordi con la dieta dei 5 giorni quanto avevi perso, te lo ricordi? Ma dovrei aver perso sui 2,3 kg, 2,6 kg. In 5 giorni ti porta già un morale che magari è molto angosciato, sicuramente ti apre un po' una porta, dice beh, allora funziona il metodo, anche perché nei 5 giorni se adori il salame Beretta ti mangi il salame Beretta. E questo metodo che Ramaciotti quando me lo spiegò, io stesso lo guardare come per dire sì, vabbè, ok, un'altra ora, perché nell'alimentazione ne sentiamo una al giorno e invece no, caspita, io feci la 5 giorni, persi 2,6 kg, però ho detto vabbè, aspetto tutto al varco, dopo 2 settimane mangio la pizza e la birra, che è la cosa in assoluto che fa ingrassare chiunque, la pizza almeno quasi 2 etti comunque di carboidrato e poi la mozzarella, non ringrassai. E da allora Ramaciotti ha portato questa azienda Canale 5, Rete 4, 6 mesi, insomma lo studio metabolico dei cibi andrebbe insegnato nelle università, invece vanno avanti a dare le diete ipocaloriche che uno la fa per un mese, 2, ma dopo un po' vede che tanto sacrificio e poi succede che il metabolismo si rallenta, cioè il corpo a un certo punto si abitua a vivere con 1200 calorie. Il problema è quando poi arriva Natale, arriva un matrimonio, arriva l'uscita con le amiche, mi faccio un prosecco e 2 cosine, io rilievito. Ricordo una mia cliente al bar che mi disse, era nel bel mezzo di una menopausa bella forte, mangiò la pizza e il giorno dopo aveva 3 kg di ritenzione. È ritenzione, però comunque nella adipocita entra acqua, acidi grassi eccetera eccetera, e se questa signora mangia una pizza una volta, capite che poi va in tilt, comincia ad andare fuori di testa, perché magari ci ha messo 3 settimane per perdere 3 kg, gli è bastata una pizza. È tutta un'assistenza molto importante che uno deve avere nell'alimentazione. Lorena, non tutti hanno la possibilità di venire a Milano. Però voi avete pensato a un nuovo progetto, di cosa sì, si tratta? Dimagrisci a casa tua, nel senso che tante volte magari le persone poi tante arrivano dalla Svizzera, insomma da tutta Italia, ma poi vengono magari una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, facendo magari un pacchetto multiplo. Ma se uno dice ma figuriamoci, allora l'idea è di aprire delle associazioni presso farmacie, estetiste o centri medici e portare la talassoterapia. Ricordiamoci che la talassoterapia è una terapia medica, tutti gli effetti, addirittura
addirittura si utilizza per un sacco di patologie a livello delle termali, e pensate che a volte viene anche usata a livello iniettivo, non so se quante persone lo sanno, sia a livello endovenoso o a livello superficiale. L'alga, già solo perché è ricca di sale, assorbe inevitabilmente tutti i liquidi, però messa sotto vuoto la paziente, come vediamo nel video, lei avrà fatto il primo drenaggio. Il drenaggio che noi facciamo con questa alga che è stata estratta, messo nel corpo, misurate prima e misurate dopo, mediamente vanno via dai 12 ai 25 centimetri, cioè l'acqua tra una cellula e l'altra nei liquidi interstiziali si sposta verso il fegato e i reni, che poi nell'arco del tempo che serve si va a fare la din-din. Ma questo è importante. Poi ovvio, cosa c'è da dire? Ci colleghiamo a un PC e facciamo in videoconsulenza la nutrizione. Io ho fatto con una neurologa una visita, doveva durare mezz'ora, è durata un'ora, mi sono trovata da Dio, non ho fatto code. L'unico regalo che ci ha fatto sto maledetto Covid è la telemedicina. Quando ho un qualsiasi cosa di consulenza, ben venga, in questo modo posso aprire serenamente partnership in Svizzera, dovunque voglio abbinare un prodotto eccezionale. Abbiamo il Fucus, la spirulina la si consiglia alla donna in gravidanza, si mangia, eccezionale, la laminaria, addirittura tre agenti lipolitici, caffeina, carnitina e fosfatidilcolina. La carnitina è quella che prendono i culturisti quando vogliono il muscolo bello definito. Se vediamo Luca, probabilmente, che da ragazzo obeso è diventato, ha un braccio che fa invidia alle persone quando vengono in palestra, un braccio talmente definito, li usa gli integratori. Ecco, lì non è un integratore per bocca, ma è un integratore per crema. E magari le persone dicono: ah, ma è una crema. No, non è una crema nel momento in cui penetra. Io è come se sto dando addirittura quasi un parafarmaco, perché la pelle è impermeabile. Quando noi mettiamo un prodotto penetra sì o no il 12%. Quando noi invece mettiamo la persona a casa sua o presso l'estetista sotto vuoto, allora la crema penetra, perché la pelle respira e per una questione di osmosi assorbe l'alga. Lorena, una domanda che secondo me a casa potrebbero farsi: ha una qualche controindicazione? Beh, sicuramente è sempre opportuno fare almeno la visita iniziale, perché diciamo che la persona ipertiroidea deve avere un prodotto a sé. Stimolando così tanto la tiroide, quando noi facciamo le giornate open day e mettiamo tipo 20 pazienti la foglia d'alga, ci viene la tachicardia. Quindi è normale un abuso? No. Solo la persona ipertiroidea, allora a questo punto non si dà l'alga, ma si danno solo i principi lipolitici. Ma nella linea abbiamo soprattutto anche la Cryo Gel, che è una crema ideale per le gambe gonfie, per queste vene molto segnate, per queste caviglie, non so se l'avete mai viste, a tronco, c'è una patologia molto brutta, vuol dire proprio che la circolazione non ha il suo giusto circolo, è come se fosse annodata, i tubi delle nostre vene. E quindi la Cryogel non solo ha degli effetti estremamente eccezionali a livello di idratazione, ma soprattutto mi tiene sempre la gamba fortemente fresca e soprattutto mi aiuta a far sì che la circolazione venosa possa avere il suo giusto circolo. Lorena, grazie come sempre per i tuoi consigli. Cosa, grazie a voi. Se qualcuno vuole avere maggiori informazioni, conviene che chiede proprio la mia telefonata, soprattutto per le partnership, quindi centri estetici, farmacie, palestre, centri medici. Attenzione, non abbiamo tolto i centri medici. Io stavo parlando con un dermatologo che è un fanatico della talassoterapia, mi ha detto sì, mandami tutta la presentazione, mi interessa moltissimo. Chiedono di me e poi facciamo intanto una videoconsulenza. Per fortuna ci sono Meet e vari altri sistemi per vedersi. Grazie Valeria per essere stata con noi. E grazie a voi per averci seguiti, vi aspettiamo nel prossimo appuntamento con Vivere Snella.